potrebbe essere di nuovo lo stadio Partenio Lombardi di Avellino a regalare un sorriso a tutti i tifosi della Turris. L'impianto del capoluogo irpino fu infatti nel 1997 teatro della finale playoff contro il Benevento, con il successo dei corallini che furono quindi promossi in C1. A distanza di 23 anni, grazie al blitz del presidente Colantonio e del sindaco Palomba in quel di Avellino, lo stesso stadio sarebbe quello alternativo richiesto dalla Lega Pro per completare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Il comune irpino infatti ha dato l'ok per la concessione anche se limitatamente al sabato, ma si tratta di una pura formalità in quanto lo stadio Liguori, attualmente ancora in stato di adeguamento, dovrebbe essere pronto prima dell'inizio del campionato. Restano ancora in piedi le ipotesi Monopoli e Potenza, che avrebbero comunque già dato l'ok al club di Colantuono. Per ottenere il definitivo sì, manca ora solo il nulla osta della prefettura, ma la possibile rinuncia dell'iscrizione paventata dal presidente nei giorni scorsi appare ora molto più lontana.